Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: durante la diretta di Caduta Libera, Gerry Scotti si è lasciato sfuggire una frase velenosa. Emerge tutta la verità, è caos interno. Il mattatore di Canale 5 è tornato in prima serata con uno dei suoi show più fortunati, Caduta Libera. Diventato famoso soprattutto per chi vuole essere milionario, Gerry Scotti è ormai il volto dei quiz di Canale 5. Sebbene su Rai 1 il suo programma abbia un avversario fortissimo, cioè Reazione a Catena, in realtà queste prime serate stanno mostrando buoni ascolti, segno dell'affetto del pubblico. Nel corso della puntata di mercoledì 31 agosto, però, Gerry Scotti si è lasciato andare a una frase che non è affatto sfuggita al pubblico. La situazione si sta facendo estremamente tesa, ecco tutta la verità, si parla di censura. Già durante una delle prime puntate dell'edizione 2022/2023, Gerry Scotti si è lasciato andare con un commento infuocato alla Rai. Secondo il suo parere, infatti, Canale 5 fa sempre domande sulla rete avversaria, mentre la Rai non include mai domande su Mediaset nei propri quiz, una vera e propria frecciatina, segno di acqua tutt'altro che cheta tra le due concorrenti. Nel corso della puntata del 31 agosto, poi, la situazione si è rafforzata. A un certo punto è uscita una domanda sull'Eurovision Song Contest. Quale cantante italiana ha condotto a Torino la più recente edizione? Il concorrente ha subito azzeccato, Laura Pausini. Gerry Scotti, però, ha rincarato la dose, si può dire adesso Eurovision? Mi ricordo che un anno non si poteva dire qua a Canale 5, adesso hanno sdoganato la parola. Le sue parole, che in studio e nel pubblico a casa hanno suscitato qualche risata e qualche dubbio, hanno però trovato spiegazione nel tweet di un ex concorrente. Si tratta di Davide Maistrello che, seguendo la puntata, si è trovato rispecchiato nel racconto fatto da Gerry Scotti. Secondo quanto ha scritto, fu proprio lui la vittima di censura. Fu io a venire censurato, conclude poi, in un altro commento. Insomma, Gerry Scotti ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, il clima dietro le quinte di Canale 5 deve essere tutt'altro che quieto, per lui. Chissà se i vertici di Mediaset riterranno opportuno prendere provvedimenti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.